tutte le sue responsabilità. E ora, di fronte al tentativo di questo imprenditore di scaricare tutte le colpe su quelli che sono morti e di fronte a una sentenza di secondo grado della Corte d'Appello che stabilisce il tema del concorso di colpa, viene rosso. Perché chiediamo lavoro, chiediamo occupazione e questa avvertenza la rivolgiamo nei confronti del governo nazionale, la rivolgiamo anche verso la regione dell'Umbria che pur essendo vicina a noi in tante avvertenze deve coordinare di più attraverso gli imprenditori, verso la Confindustria assente in tante vertenze, un'associazione degli imprenditori che deve svolgere un ruolo attivo e produttivo, asserragliate in logiche sbagliate. Quindi questo di oggi è l'inizio di un percorso, di un mondo del lavoro in piazza, una vicenda emblematica di sicurezza. In Umbria la continueremo anche a livello nazionale, c'è previsto un presidio il 19 di novembre davanti al Ministero. Continueremo nella consapevolezza che oggi in Umbria si è fermata, oggi in Umbria si è fermata per un cambiamento vero dell'Umbria e del nostro Paese. Grazie. Ci dicono che